parte un nuovo servizio qui da Suite 37, il laboratorio di bellezza nelle più belle strade centrali di Roma, ovvero a Via del Gambero. Mi trovo qua con Ilaria, quindi ciao Ilaria, ti do un buongiorno. E so che l'altra volta avevi dato degli hint, degli spoiler su quello che oggi andiamo a vedere, ovvero era il tema delle feste, il tema del Natale, visto che ci siamo quasi, ma oggi che è proprio la puntata, dacci delle delucidazioni. Ebbene, arrivati, ben trovati a tutti voi di Funny Moon, a Francesca. Grazie. Sono felice di nuovo di avervi qua, perché siamo di nuovo con le mani in pasta dentro il nostro laboratorio di bellezza. E siamo in pieno dicembre, quindi siamo in piene festività, e a noi l'idea oggi è di accogliervi con l'acconciatura, quindi vi conceremo per le feste. Allora, acconciatura, ti do un piccolo messaggio, sì, sia a voi che alle clienti e a tutte le persone che ci seguono da casa. Il nostro mestiere nasce come acconciatori. Ebbene sì, noi negli anni, diciamo 20, per non andare un pochettino più indietro, abbiamo scoperto che eravamo solo acconciatori. E i capelli non si tagliavano? No. Le donne di allora avevano questo manto di capelli lunghi e li portavano raccolti, andavano dal parrucchiere per avere il servizio dal parrucchiere solo per raccogliere i capelli. Quindi c'erano queste magnifiche acconciature, però solo quelle. Fino a che non sono arrivate le ribelli, che venivano chiamate le flapper, era un movimento di donne che iniziavano a dire la loro sulla situazione, diciamo, femminile nel contesto sociale. Iniziavano a ribellarsi e iniziarono a tagliare i capelli. Quindi i classici tagli da maschietto. Sì, beh, il primo famoso bob, caschetto, è nato allora, quando le donne hanno deciso di dare un taglio, appunto. Solo che noi parrucchieri, oi, non eravamo pronti. Non sapevamo tagliare i capelli. Dice, adesso tutti i tagli una volta, ma arrivavano, cos'è i clienti, un taglio? E noi non eravamo pronti. E le flapper non si persero d'animo e andarono dal barbiere. Quindi coraggiosissime queste donne andarono dal barbiere a farsi fare il taglio di capelli. Il barbiere era pronto a tagliargli i capelli e così sono nati i primi tagli. Ho fatto tutto questo riassunto e tutta questa storia non per annoiarvi, ovviamente, ma per spiegarvi perché noi oggi siamo qua a farvi vedere le acconciature. Invece trovo molto interessante questi cenni storici, perché comunque... Magari uno dà per scontato che queste cose, ma sì, no, il taglio, il parrucchiere, le forbici in mano, invece è una cosa che la ribellione ha imposto ai parrucchieri più che il parrucchiere che impone alle clienti, esatto. Quindi è una cosa molto interessante. Franci, guarda che succede anche adesso così, nel senso che se noi ci guardiamo intorno sono le clienti che ci dicono la direzione. Noi dobbiamo solo essere attenti ascoltatori, questo è importante. E sulle acconciature quindi di oggi, in tema natalizio, tema festivo, andremo a vedere, immagino, su delle clienti diverse acconciature in stile, magari non più degli anni 20, però mai dire mai, insomma, un'acconciatura revival, anzi, sia sempre in voga. La moda è ciclica, quindi torna in modo diverso, quindi rinnovata, è un ciclico, diciamo, un po' a spirale, quindi ritorna la stessa cosa ma ritorna in un tempo diverso, quindi sicuramente più gradevole ai nostri occhi, però diciamo che un ritorno c'è, per esempio degli anni 20, le nostre ragazze le abbiamo rese tutte più voluminose perché il volume comunque è tornato tantissimo e gli abbiamo dato un'idea di come farsi i capelli in modo diverso, anche da sole, con piccoli consigli per vedersi non sempre uguali, soprattutto in questo periodo che abbiamo voglia veramente di darci, diciamo, un movimento, una rinascita della donna, dai, diciamo così. Mi trovo qui con quasi tutta la troupe di Suite 37 per questa puntata sulle feste e andiamo a vedere i risultati finali parlando di acconciature. Cominciamo con Michela, che abbiamo già visto nella scorsa puntata per quanto riguarda il reparto trucco, ma in realtà Michela non si occupa solo di trucco, infatti questa volta la vediamo come acconciatrice.
Allora, buonasera a tutti. Nel caso di Chiara abbiamo fatto uno stile un po' provenzale, come potete vedere, perché a parte che si sposa bene con l'ondulazione dei capelli, non c'è bisogno appunto di... è una linea molto morbida e quindi avvolgendoli su se stessi vengono poi raccolti. Tra l'altro su Chiara, che ha un viso leggermente allungato, sta molto bene questa linea un pochino qui a riempire. E invece sull'altra ragazza? Su Francesca abbiamo fatto questo look un po' romantico, perché il viso ispira tanto tutto ciò, e con questa camelia che ricorda un po' le sfilate di Chanel degli anni 90, ed eccola qui, fantastica. Per quali eventi sotto le feste sono, diciamo, adatti entrambi, queste due acconciature? Entrambi, sì, entrambi per sotto le feste ovviamente. Quando eventi più mondani oppure un po' più tranquilli? Questa potrebbe essere tranquillamente una pettinatura da cocktail. Ok, che però può anche volgere alla sera tranquillamente. Per molto versatile. Mentre lei direi un po' più per le ore più tarde, notturne, diciamo, ok? Una bella serata, una figa ai capelli in questo modo. Passando invece al reparto trucco, questa volta si è occupata dei capelli, esatto. Per il reparto trucco, sempre la nostra Giulia. Per il trucco, appunto, per le feste, qualche consiglio da dare anche a chi è a casa, che vuole cimentarsi in un trucco magari un po' più particolare sotto Natale? Certo, allora, il make-up must che si fa, diciamo, sotto le feste è molto più acceso, e soprattutto c'è molto di più l'uso di ombretti perlati, quindi iridescenti. Come abbiamo visto in questo caso su di lei, abbiamo usato molto sul suo occhio un tono di rosa molto acceso perlato, in modo da dare molta più luce e da evidenziare il suo sguardo. Questa tonalità di rosa è richiamata poi nella sua bocca, come in questo caso, dove vedete che Lucida Labbra ha delle piccole pagliuzze. Tutto questo per accentuare proprio il suo sguardo, il suo incarnato molto chiaro, e quindi può essere un'idea molto bella per le feste come trucco, che può avvolgere sia al giorno che alla sera, perché c'è questa sfumatura di nero alla fine dell'occhio che la intensifica, quindi può essere benissimo un trucco versatile sia per il giorno che per la sera. Per chi invece non ama il rosa particolarmente, magari c'è qualche trend di questo Natale? Allora sì, molto, molto in voga in questo inverno 2016 è il rossetto rosso mattone, quindi molto scuro, molto matte, abbinato ad un ombretto che tende al violaceo. Oppure chi ama ancora il trucco molto nudo può usare un Lucida Labbra sopra a una matita color carne e intensificare un po' il trucco dell'occhio con un color malva, per esempio. Quindi abbiamo varie possibilità, una di quelle indossa Francesca. Possiamo sbizzarrirci, certo. Perfetto, tornando invece a parlare di acconciature abbinate ovviamente anche al trucco, siamo di nuovo con Serena. Che cosa hai fatto invece sulla tua cliente? Allora, su Francesca abbiamo fatto un'acconciatura molto elegante, quindi può essere adatta anche ad una cena di gala, è un'occasione natalizia molto importante, e con un trucco molto semplice anche da fare a casa: utilizzare il gel di vostro marito per tenere i capelli tutti molto in ordine, quindi non c'è bisogno di prodotti o di attrezzature troppo professionali, e si può anche replicare facilmente, ecco. Visto che prima parlavamo di revival, non so, forse un po' anni 70, non lo so, sì, con questo bel volume sul davanti è un'acconciatura sì che richiama quegli anni. Spostandoci invece alle nostre ultime due clienti, mi trovo con Ilaria. E spiegaci un po' cosa hai fatto su queste due ragazze. Sì, ciao Francesca. Allora, abbiamo fatto qua con Shanti una colorazione e un effetto molto anni 20 inizialmente, però che si è ripetuto anche negli anni 80. Abbiamo riproposto la frangia, che è questo periodo è ritornata moltissimo in questo inverno, e noi la consigliamo in questo momento perché così riusciamo poi a rifarla crescere per l'estate. Quindi se le vogliamo fare la frangia, facciamola adesso, in modo che per l'estate riusciamo a riportare una bella lunghezza e è molto più comoda. E abbiamo creato un effetto colorico, diciamo in 3D, con il biondo. Questa frangia che apre moltissimo sugli zigomi, che lei ha un viso molto particolare, la risalta tantissimo. E abbiamo creato delle onde perché lei è una liscia liscia liscia,
però sogna di essere riccia, quindi diciamo che è un'aspirante riccia. E questa è un'idea carina per chi ha veramente i capelli molto dritti che cadono lisci, per cambiare un po'. È una piastra, quindi è una tenuta molto, è molto duratura come effetto di piega, quindi una ragazza la può fare tranquillamente sia durante il giorno, ma anche poi lasciarla per la sera, per una festa, per, piuttosto che musica dal vivo o discoteca. L'altra alternativa invece? L'altra alternativa è la nostra Chiara, super rock anni 80 anche lei. Abbiamo diciamo raccolto un pochettino il dietro, quindi l'abbiamo alzata un po', facendo diciamo un finto taglio anche, no? Se vogliamo, perché lei ha il capello un po' più lungo, in questo modo lei si inizia a vedere anche un effetto un pochettino più corto, e lasciando tutto questo volume sulla parte sopra che risalta molto il biondo che lei ha, questi ricci che lei ha, e la rappresentano tanto. E questi look, secondo te, per quale tipo di evento sotto le feste potrebbero essere più adatti? Quindi una cosa di giorno, una cosa di sera, una cosa con i parenti, invece una cosa con gli amici? Beh, diciamo che un look come questo di Chiara, uscendo la mattina col capello sciolto, si possono raccogliere tranquillamente le ragazze i capelli anche da sole, spiegandogli un attimino come debbono fare, è una cosa molto molto semplice. Quindi magari uscendo di casa di velocemente, facendo la tua giornata di lavoro, poi la sera un happy hour, andiamo a raccogliere leggermente i capelli con delle molettine, in modo che non c'è la solita coda, soprattutto sul riccio, che la sconsigliamo tantissimo perché comunque va a tirare troppi capelli. Qualche molettina messa in modo strategico e fai un happy hour con gli amici e sei veramente diversa. Abbiamo visto tutti i risultati delle acconciature per le feste con la troupe dei Sweet 37. Io vi ricordo di seguire i servizi di Sweet 37 qui su Funny Moon, ma anche sui loro social e i loro contatti. Ilaria, aiutami, quali sono? Abbiamo la nostra pagina, mi raccomando mettete il like, ci seguite, ci chiedete tutto quello che volete e noi vi seguiamo in una consulenza one to one. È Sweet 37 Parrucchiere. Il servizio finisce qui, anche oggi ci vediamo al prossimo. Un bacio da me e da Sweet 37.